Ciao a tutti quanti, sono Joe, come state? Tutto bene? Spero molto bene. Siamo ritornati con il secondo appuntamento del vlog della domenica. Come potete vedere sono qui con la berretta e la maglietta, perché non ho alcun senso logico. La mia vita non ha proprio senso. Oh, povero Giorgio. Come vedete il vlog della domenica sarà ogni due settimane, perché diciamo che caricando 2-3 video a settimana sarebbe un video di 2 minuti in cui parlo solo di... del video così in generale, mentre avendo un lasso di tempo un po' più dilungato, ovvero di 2 settimane, ho un po' più di esperienze da portarvi e anche appunto più tempo per parlare dei miei video. Gio vince una partita foot con i guanti da sci, ok, road to FIFA 1K, vaffanculo a te e anche a tua madre. È il primo video che ho portato su FIFA e mi è piaciuto abbastanza, devo dire. Adesso fammi vedere. No, 35 mi piace e 0 non mi piace, motherfucker, yeah. I'm sexy and I know it. Sì, è stato il mio primo video su FIFA e come avete potuto vedere non ho utilizzato il solito format che praticamente utilizzano tutti quelli che fanno video su FIFA, ovvero Road to 1K, Road to Division 1, Road to vaffanculo a te e anche al cazzo di inculo del pene di vostro figlio. Mi andavo a vomitare, porca... Quindi aspettatemi da me un video del genere, cioè senza senso, come il video che non ha senso. Questo video non ha senso. 2 ottobre 2014, 42 mi piace, 2 non mi piace. Vi svelo un segreto: avevo iniziato per fare il secondo Rey Mysterio rompe le palle su Black Ops 2, ma a un certo punto vedevo che praticamente facevo proprio cagare il cazzo e non mi piaceva neanche più. E allora ho detto: ma perché non fare un video proprio senza senso? E così è stato, ovvero ho messo tutta la mia ignoranza in quel video. Devo dire che è abbastanza piaciuto, ma anche non piaciuto, perché ho avuto 2 non mi piace. Chi è quella stronza che mi mette non mi piace? Ha una passione, coltivala. È stato il video serio della settimana. Tra l'altro questa settimana non ho portato il video serio, parlavo delle passioni che, se vengono coltivate, sicuramente portarti dei buoni frutti. Ma la cosa più bella di questo video è stato il commento di un mio iscritto. MC Project 8: io ho una passione, ma penso che coltivarla sia illegale. Ve lo giuro, ho smattato dalle risate per tipo 4 minuti di fila. È proprio ignoranti, cioè sono contento per il fatto che i miei iscritti sono ignoranti come me, perché avere degli iscritti seri non va bene. Una Juventus versus Roma un po' strana. Non è piaciuto troppo per il fatto che ho sbagliato a solamente giocare con una squadra, con la Juventus appunto. Ho vinto 5-0 e i romanisti sono un po' incazzati, ci credo. Per le prossime partite farò metà tempo una, metà tempo l'altra, così non potete assolutamente più niente. Quindi mi scuso anche qui per aver fatto questo errore, ma d'altronde, non avendo mai giocato a FIFA, non so com'è il mondo del calcio, perciò perdonatemi. Un ritorno inaspettato, trailer. Ho cercato in questi video di portare un po' di modifiche al format, cioè nel senso, gli ultimi 2, FIFA vs Call of Duty e un ritorno inaspettato, appunto, erano a mo' di trailer, cioè nel senso quelle boom, immagini che ti esplodono in faccia, tipo quest'oggi era da tantissimo tempo che non accadeva ciò. Devo ancora migliorare moltissimo in questo tipo di presentazione, ma non è... a me ispira molto, cioè vedere boom, le cose dirette fa davvero capire il senso escatologico dell'ignoranza, della filosofia hegeliana. È ritornato l'uno versus uno, quindi andate a vedervi il video e scrivete nei commenti il vostro nome se volete essere estratti per questo uno versus uno. Che cicata enorme non ho tirato. L'ultimo video appunto, FIFA versus Call of Duty, diciamo che la cosa che purtroppo sono stato proprio rincoglionito è che, avete presente quando si renderizza un video, ovvero quando tu lo monti, c'è anche il livello del volume, no? Però io ero una notte, erano tipo le 3 di notte quando lo stavo facendo, perché ero un po' ubriachello, devo dire la verità. Drogato! Quindi non potevo tenere il volume enorme, altissimo, perché se no mi scoppiavano le orecchie, allora l'avevo passato. Ma l'ignoranza è tale che mi sono dimenticato di rialzare il volume a fine video prima di renderizzarlo. Quindi si sente pochissimo, cioè nel senso si sente proprio poco come audio. Sotto c'era una canzone davvero accattivante, ma che purtroppo non si sente perché va solo... che scorreggia enorme. Perché sono stupido e mi sono dimenticato appunto di tirare sul volume. Parlando un po' della mia vita, ragazzi, in queste settimane mi è capitato una cosa abbastanza strana, ovvero è ritornato su YouTube attivo RobsGX, il mio grandissimo amico Robs, the swag youtuber, che saluto tantissimo. Passate al suo canale che lo lascerò sicuramente in descrizione. Cercheremo di fare qualcosa un po' unita,
Nel senso, mi piacerebbe molto aiutare lui, a lui piacerebbe molto aiutare me. Quindi lui, avendo più iscritti di me, mi fa molta più pubblicità. Il problema è che non me la fa perché è coglione, perché è una testa di cazzo e gli voglio male. Mettete dislike sui video. Sono andato l'altro giorno a Venezia, la biennale di architettura. È stata una palla enorme. Praticamente i professori se ne andavano per cazzi loro e ci lasciavano a noi interpretare delle opere d'arte contemporanea che non ci capisce un cazzo se non sei sotto acidi pesanti. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ricordo che manca pochissimo al Road to 1K. Mancano 7 giorni, una settimana perfetta, precisa, per arrivare ai 1000 iscritti. Quindi vi chiedo assolutamente di dire a tutti i vostri amici di iMascot. Ricordo che passate dalla pagina Facebook perché sarò più attivo che sul canale e potrò assolutamente restare in contatto con voi. E vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video non vi è piaciuto. Facciamo una gioia infinita. Qui da Gio è tutto.